Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Sono stati desecretati le audizioni del giudice Paolo Borsellino davanti alla Commissione parlamentare antimafia ed al Senato prima della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il 19 luglio del 1992 insieme ai cinque agenti della scorta. Il passaggio più significativo: che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera? Il magistrato lamentava di avere la scorta solo la mattina per mancanza di autisti giudiziari e lamentò anche la mancanza di segretari e dattilografi. Vorrei sottolineare, disse all'allora commissione antimafia, la gravità che ha dei problemi di natura pratica che ogni giorno dobbiamo affrontare, come una gestione di processi incredibile, diventato indispensabile l'uso di attrezzature più moderne. I personal computer sono arrivati, ma non saranno operativi. Ci sono problemi gravi di installazione. Questo è stato uno dei passaggi principali di quella lunga audizione alla Commissione parlamentare antimafia. Come sapete, poi nel 92 ci fu la strage di Capaci, il 23 maggio, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone e poi proprio Paolo Borsellino il 19 luglio del 1992. Protesta dei braccianti agricoli oggi alla sede di Bari della Basilica. L'iniziativa è stata organizzata dal Coordinamento Lavoratori Agricoli. In una nota del sindacato, è una lotta contro l'indifferenza della Regione Puglia e del governo che cerca di trasformare una questione sociale in una questione di pubblica sicurezza. La Basilica è stata poi abbandonata dagli stessi migranti dopo l'intervento dell'arcivescovo di Bari, Monsignor Cucci, il quale ha messo in evidenza le parole di Papa Francesco, che dice che il lavoro conferisce dignità all'uomo, invece il nostro e il loro è un lavoro privo di dignità e diritti. Tra l'altro, i braccianti sono arrivati da Borgo Mezzanone, San Severo, Monferrato, Lucera e altre città della provincia di Foggia. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Cerignola de Foggiano alla veglia organizzata dalla scuola media Paponcelli per la vicinanza ai sei giovanissimi ragazzi che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lo scorso weekend nella città ofantina. In questa edizione del giornale facciamo ascoltare quello che ci ha detto ai nostri microfoni il vescovo della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, Monsignor Luigi Renna, che sottolinea proprio l'importanza di non essere astiosi e di essere vicino al loro fianco. Ascoltiamolo. Lo scorso 12 luglio si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Lucera e la nuova Giunta Comunale, ancora guidata dal sindaco Antonio Tutolo. È stata una prima seduta dedicata alla convalida degli eletti al giuramento del sindaco e della elezione del presidente del Consiglio Comunale, che ha visto, dopo il voto dei consiglieri, la nomina a Giuseppe Pitta, che ha ottenuto 17 voti contro i 7 andati al candidato di minoranza Antonio Buonavitacola. Subito dopo sono stati eletti anche i due vicepresidenti, che sono risultati essere Leonardo Renzone, sempre con 17 voti, e Antonio Buonavitacola, sempre con 7 voti. Il quarto punto prevedeva da parte del sindaco la comunicazione dei componenti della giunta comunale delle deleghe assegnate. A Fabrizio Abate, trasporti, bilancio, patrimonio, tributi, sviluppo economico; a Vincenzo Checchia, politiche giovanili, sport, polizia locale, servizi cimiteriali; a Maria Barbaro, contenzioso, pari opportunità, personale, servizi sociali; a Carmen Di Cesare, lavori pubblici, finanziamenti, sportello Europa, pianificazione strategica; a Giovanni Di Croce, urbanistica, assetto del territorio, riqualificazione urbana, rifiuti; a Nicola Di Battista, attività produttive, agroalimentare, aree rurali e tratturi, marketing territoriale; e infine a Carolina Favilla, istruzione, salute, turismo, cultura, musei, biblioteca, eventi, spettacoli, trasparenza, comunicazione istituzionale. Il Consiglio è proseguito con la nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale, che ha visto la nomina dei membri effettivi di Maria Saveria Del Gaudio, Marianna Tremonte e Marina Petroianni. A seguire si è svolta la seconda votazione, che serviva ad eleggere i supplenti, ha visto l'elezione di Pierluigi Colomba, Antonio Pitocco ed Elisa De Maso. Infine c'è stata la costituzione dei gruppi consiliari e rispettivi capigruppo: Francesco Di Battista per il gruppo Lucera 2.0, Mario Coccia per Agricoltori per Lucera, Leonardo Del Gaudio per Democratici per Lucera, Carmen Antonetti per Lista Tutolo 2019, Tonio De Maio per Lucera al Centro, Imma Cibelli per La Pagnotta, Raffaella Gambarelli per il Movimento 5 Stelle, Ettore Orlando per i Fratelli d'Italia, Elisa De Vaso per Forza Italia, Antonio Pitocco per Senso Civico per Lucera, Vincenzo Iannantuoni per Lega Salvini e il candidato sindaco Michele Consalvo.
In chiusura la pagina sportiva, la pallavolo, prima new entry per la Fenice Libera Virtus che disputerà il prossimo campionato di Serie B1 donne. Si tratta di Emanuela Moreno, classe 91, è nata a Salerno ed è il nuovo opposto. Sono molto felice di far parte di questo progetto, dice la neo giocatrice giallo-blu, e mi auguro che insieme alla squadra possiamo toglierci qualche altra soddisfazione. Nel corso dei prossimi giorni saranno resi noti altre novità sia per quanto riguarda la Fenice Libera Virtus che anche le altre squadre della città di Cerignola. Per questa prima edizione del nostro telegiornale noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 stasera alle 19:30. A più tardi e buona giornata.